Si sarebbe dovuto aprire stamani davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania il processo che vede imputati l'ex assessore alla protezione civile del comune di Fiumefreddo di Sicilia, Alfredo Barbagallo, il responsabile del terzo settore dello stesso ente Salvatore Leonardi, il dipendente comunale Aldo Toscano ed il responsabile dell'associazione di volontari Rangers Salvatore Vitale, tutti accusati di peculato in concorso. Al centro dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Riposto, i proventi del parcheggio istituito all'interno dell'ex cartiera Siace sul lungomare di Marina di Cottone tra il 2006 ed il 2009. Ma l'udienza è stata rinviata al 26 maggio per l'incompatibilità con il giudice ad latere Giuliana San Martino, firmataria del decreto delle intercettazioni compiute dai finanzieri durante le indagini svolte nell'ambito dello stesso procedimento. Il presidente del collegio, Carmen La Rosa, quindi ha assegnato la trattazione ad un nuovo collegio presieduto da Ignazia Barbarino. La prossima udienza dovrebbe risolversi con la regolare costituzione delle parti. Oggi tutti gli imputati erano assenti, rappresentati in aula dai legali: Michele Panzera per Salvatore Leonardi, Vincenzo Mellia per Aldo Toscano, Attilio Indelicato per Alfredo Barbagallo e Franco Bonura per Salvatore Vitale. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia intanto si è già costituito parte civile con l'avvocato Nicola Martello.